Ora che ci ripenso, avere un cappuccio giallo forse non è proprio il modo migliore di passare inosservati, eh? Però va bene lo stesso. Ormai siamo diventati talmente esperti ladroni che non abbiamo più bisogno di nasconderci. Possiamo andare a muso duro e a rubare qualsiasi cosa. Oggi infatti entreremo nella casa numero 207, la casa dei Foster, se non ricordo male. Già sentite dal cognome, no? Foster! Se io conoscessi uno che si chiama Foster, sicuramente è ricco. Quindi noi andremo lì e gli arruberemo. Porca miseria, questo furgone drifta in un modo incredibile. Fast and Furious, ladro and Furious. Fammi scendere, va, che non c'è tempo di fare le esibizioni. La casa numero 207, miei cari colleghi ladroni, è proprio questa di fronte a me in questo momento. E possiamo vedere che è bella ben fornita, eh? Però per fortuna il buon Lion questa volta, il ladrone Lion Hood, è andato fornito di degli indizi, ok? Noi sappiamo una serie di suggerimenti che ho acquistato da dei colleghi ladri ignoranti che danno solo i suggerimenti ma non hanno il coraggio di rubare loro stessi. E quindi sappiamo che l'interruttore per aprire il garage è nel cancello e nel garage, e questa cosa ci sarà molto utile. E il pannello di controllo delle finestre si trova accanto alla porta d'ingresso, e che possiamo arrampicarci sulla grondaia. Questi tre suggerimenti, ragazzi, fidatevi di me, ci salveranno la vita, ok? E tra l'altro mi sa che ci indica anche dove sono le cose che ci serve utilizzare. Qui c'è una siepe impenetrabile, probabilmente è di rovi acuminati e non possiamo passare attraverso. Però secondo me ci deve essere un punto da cui possiamo entrare un po'. È enorme comunque, eh? Cioè, questa casa è gigantesca, guardate quanto cavolo è grande. Aspetta un po', qui vedo che c'è una spelonca un pochino, no? Troppo segreta? A me sembra che questa spelonca invece sia abbastanza grande per entrare, ma sembrerebbe che io ho il sedere troppo grosso e non ci passo. Interessante, interessante. Anche qui, ci potrei passare se fossi un pochino più smilzo, ma purtroppo sono un ladrone col sederone. Va bene lo stesso. Allora dobbiamo entrare dal cancello. Io speravo di poter passare da dietro per non farci notare, però sembra pure che questo quartiere sia abbastanza ignorante e che non ci sia troppa gente intorno. Allora andiamo subito ad usare il nostro terminale da hacker. Dobbiamo essere veloci però, perché se noi non siamo veloci qui, la situazione è pericolosa, perché potrebbe passare qualcuno. E sapete com'è? Uno che sta hackerando così la casa di qualcun altro tende a dare nell'occhio, ecco, sì, un pochino dà nell'occhio. Ce l'ho fatta? Non so come, ma ce l'ho fatta questa volta. Buongiorno! E lei probabilmente dall'aspetto che ha deve essere un ladro pure lei, per quello non ha detto niente. Grazie! Andiamo, controlliamoci un po'. C'è una persona lì, però tecnicamente si fa gli affari suoi, sembrerebbe. C'è una guardia lì! Porca miseria, forse mi ha visto? Sì, sta venendo a controllare. Non va bene, non avevo visto che c'era una guardia. Chiudiamoci fuori di nuovo, così. Buongiorno anche a lei. Certo che questo quartiere fate tutti schifo, Allora, quella guardia che lì ci può venire a vedere non è buona. Potrebbe sgamarci e farci condannare. Quindi dobbiamo riuscire a evitarla. Tra l'altro non è venuto a controllare. Ma che cavolo, ti pagano per non fare niente, zozzerellone. Allora io passo zitto zitto di qua e andiamo verso il garage, così sì, iniziamo cauti. Qui c'è la porta del garage, ok? Che però può essere aperta probabilmente solo da dentro. Ma noi, che possiamo arrampicarci, possiamo... Ancora guardie! Ma è incredibile, vedete che ce ne sono anche di lì! Quella lì! Questa situazione è molto difficile. Possiamo fare però il giro magari un po' così svelti svelti? Sì, teoricamente sì, ma lui torna indietro però e non va bene. È molto complicata la situation, anche perché non so quanto siano attenti questi guardiani. Proviamo a sfondare un vetro. Visto che noi abbiamo tutte le abilità, sfruttiamole bene per evitare di farci scoprire, ok? Apriamo la finestra e introduciamoci in questo modo qui. Ah, vedo... No, 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 non uscire, rientra! Rientra, topolino ladro, vedi? Questa qui è la radio antica che vale 5.500! Mamma mia, quanti denari. Ok, però non è tutto qua. Cioè, ci sono molte altre cose qui che possiamo rubare. La televisione sarebbe molto buona da rubare. Un po' di mal di gola, scusate, ogni tanto mi strozzo un po', però che ci volete fare? Fa freddo. Comunque, la televisione la vorrei rubare, ma non possiamo, perché rischiamo
Sono stato ascoltato e ho fatto rumore purtroppo, però se veniva la televisione rischiamo di farci... di perderci con troppa roba. Un orologio da 1600 euro volentieri. L'albero di Natale magari sarebbe anche ora di toglierlo, perché non so se lo sapete, ma bisogna disfarlo arrivati a un certo mese, eh. Non è che ve lo potete tenere fino a febbraio, ignoranti. Aspetta qui, un registratore di cassa antico! 5500, ma quanti soldi! Finora sta essendo anche abbastanza facile, eh. Devo dire la verità, mi aspettavo molto di peggio, ma secondo me questi zozzi, raga, a parte il computer, tutte queste cose, un telefono, che non valgono neanche più di tanto, mi avete detto una cosa molto utile? Che possiamo sbloccare i telefoni che rubiamo, perché se noi li andiamo a vendere a Swarovski o quando sono bloccati, lui ovviamente ce li paga poco, perché non li può usare... diciamo così, a pieno, non li può rivendere, ok? Invece se noi glieli sblocchiamo dal nostro terminale da hacker, li possiamo vendere a molto più prezzo. Quindi questa cosa la dobbiamo fare assolutamente. L'inquilino continua ad ascoltarci ma non ci vede, quindi io direi... hackeriamo il pannello di sicurezza delle finestre, anche se odiamo fare questa cosa. Magari stavolta ci viene anche un pochino meglio, forse? Che dici? Magari? No, eh? Sempre zozzo? Sempre zozzo, mi sa. Aspetta però, forse... così? Perf, mamma mia, il mastro dell'hackerastro! Ok, mi piace, va bene, abbiamo aperto le finestre così possiamo scappare tranquilli. E guardate qui, porca miseria, questa sì che è la macchina più ricca di tutti i tempi! È la macchina più ricca di tutti i tempi per sempre! Guardate, questa è una signora macchina, tipo super mega ultra lusso, varrà tipo a occhio e croce 500.000 euro, è una chitarra elettrica bella pure. 250 dollari, purtroppo non mi ci sta in tasca però. Raga, secondo me questa dobbiamo rubarla, eh. E il buono è che noi possiamo aprire qui la porta del garage. E possiamo aprire anche il cancello per l'auto. Il che è perfetto, ok? Quindi noi adesso non dobbiamo fare altro che scassinare la macchina, aprire il cancello e schizzare fuori a tutta velocità. Tecnicamente la guardia non dovrebbe vederci. E anche se ci vede, credo che non può fare nulla, perché al massimo chiama la polizia, ma noi saremmo già scappati. Però, d'altra parte, a parte queste chitarre che valgono una barca di soldi, io non mi se... c'è una tipa lì. C'è una... c'è una tipa lì. Ma non m'ha visto. Porca miseria, ma sono addormentati sti qua, eh. Aspettate però, perché dicevo, se noi ce ne andiamo così, il pannello di sicurezza è delle telecamere. Che cos'è questo? Ci fa comodo però. Perché così se dobbiamo continuare a girare, perché volevo cercare la loro cassaforte, disabilitiamo le telecamere, non è male. Come si fa però? Questa è una cosa che non ne ho idea io, eh. Come si hackereggia? Non lo so. Qua mi sa che non ho visto il tutorial di questa questione io, eh. Ah, aspetta. Ok. Filo blu? Qualcuno ha rotto il... porca miseria! Perché ho toccato? Lo sapevo io che non dovevo toccare niente, dovevo farmi i fatti miei. Va bene, non manteniamo la calma, possiamo ancora cavarcela, eh. Non voglio andarmene però. Non voglio andarmene perché c'hanno troppa roba questi. Questi sono ricchi sfondati, raga. Se ce ne andiamo adesso... eccola la cassaforte, lo sapevo! Però è pericoloso. No, aspettate, allora manteniamo la calma e stiamo tranquilli. Ci infiliamo nell'armadio. Non ci sto. Sta arrivando la polizia. Questo armadio? Questo sì. No. Forse sì. No. Sì o no? No, non ci sto. Mamma mia. Qua fuori. Zitto. Perché succede sempre così? Cioè, non mi sto lamentando, però, vabbè, magari la porta è tipo... cioè è a vetri, ma lui non vede attraverso i vetri. Non lo so, non ne ho idea. Io sto fermo qui con le mani così, non mi muovo, non mi lamento, cioè va bene che succede così, va molto bene. Secondo me lui comunque ora non torna nemmeno, perché qua sopra è già venuto a controllare. E quindi io, zitto, posso andare a finire di scassinare la cassaforte, che secondo me ci sta. Zitti, buoni, con questa sirena poi. Ok? Non è neanche troppo facile perché senti la sirena, però è abbastanza semplice, devi sentire quando scatta. Ok? Dai. Eccolo, mamma mia, ma sono il mastro delle case forti, ma sono il ma chi si può difendere da me? Un giornale antico da 6.000 euro. Mamma mia, questo è il colpo del secolo, ragazzi, ci stiamo arricchendo come dei maiali. Adesso la polizia è ancora in zona, però. Quindi dobbiamo stare attenti, ma ce la possiamo fare, dobbiamo andare qui
ci chiudiamo in garage, che gli inquilini sembrano molto addormentati, e ci... No, ecco cosa serviva, lo sapevo! Il dispositivo per clonare il telecomando dell'auto. No, e non posso rubarla. Guarda che sportiva che è. Non posso rubarla così, devo per forza avere... Cavolo che interni. Devo avere per forza questo affare per clonare il telecomando. Non mi piace, non mi piace. Però ce ne possiamo andare al volo e poi rientrare dalla finestra. Sì, perché vedete, abbiamo aperto, mi pare. Sì, il cancello è aperto. Oh, mamma mia. Ma! Ok, passo da qua. Però il cancello non l'avevo aperto, mi sa. Sì, l'avevo aperto, ma è lì, è la guardia, ok. Dobbiamo riaprire questo, ti prego, dimmi di no. Sì, lo dobbiamo riaprire. Va bene, va bene, va bene, non lamentiamoci troppo. Secondo me siamo andati abbastanza bene. Non abbiamo rubato la macchina, che probabilmente quella è la macchina più ricca veramente. Però ci sta così. Abbiamo rubato una refurtiva a occhio e croce, ci siamo fatti 25-30 mila euro sicuri in un furto solo, eh. Quindi andiamo da Swarovskio, vendiamo qualcosina a lui. Però poi dobbiamo andare a provare, guarda, qua è D. Ah sì, perché sono stato beccato. Vabbè, però siamo, secondo me invece siamo stati molto bravi, eh. Buongiorno Swarovskio. Allora, a te non so che cosa venderti, perché di sicuro non ti vendo le robe buone. Ti vendo un orologio, il computer lo sblocchiamo, il telefono questo qua fa schifo, quindi te lo puoi beccare tu. Il Mac... Beh, non lo so se il Mac si può sbloccare, eh. Secondo me solo i telefoni si possono sbloccare, quindi non lo compro in questo stato, puliscilo e poi ne possiamo parlare. Ok, infatti qua lo posso fare, qua devo disinstallare, formattare il computer praticamente. Il router glielo vendiamo, il giornale antico no. Queste cose qua lui non capisce il valore, infatti dice: porta via questa robaccia dal mio negozio. Ma lui non capisce perché Swarovskio è ignorante, capito? Quindi lui non sa che si sta trovando davanti a degli oggetti di antiquariato di valore altissimo. E ignorante, Swarovskio, che cosa ci può fare? Noi invece lo sappiamo perché siamo dei ladri intelligenti. Quindi andiamo a casa e gli oggetti di valore li vendiamo subito qui sulla eBay dei ladri. Eccolo qua. E vendiamo, vediamo un po' se ci abbiamo tutto. Dunque, dovremmo avere un oggetto di antiquariato, il giornale antico 12.000. Ma è molto più di quanto mi avete detto prima. 11.000 la radio. 10.000 il registratore di cassa antico. Un sacco di soldi, un sacco di soldi, non ho altro. Cucina, elettronica, niente, qua c'è un sacco di roba, eh. Però le robe più di valore le abbiamo vendute. Ora, dobbiamo andare a ripulire, credo qui, esatto, i laptop, ok? Che infatti vanno hackerati per poter accedere, perché hanno la password. Che questo, l'hackeraggio ve lo dico, raga, è la cosa più odiosa secondo me che un ladro possa... Proprio terribile, eh. Porca miseria, ma questo episodio è a base di hackeraggio, eh. Noi ci stiamo anche dimostrando, secondo me, abbastanza validi come hackeraggio. Non male, non male, non male. Ok, e sblocchiamo anche l'altro. Ok, visto che ci siamo, questo sembra anche più facile. Non è vero mai, ora mi ci blocco per 30 minuti. Lo odio. No! Ok, aspetta. Mamma mia, Swarovskio, fatti da parte. Ok, e adesso credo che possiamo andare di nuovo da Swarovskio. E ora lui li vuole, giustamente, perché lui non è capace di hackerare i computer, no? Quindi dice: no, password qui, io non capisce, password, password, tu sblocca, poi vende. E quindi adesso lui lo vuole. Vediamo quanto ce lo paga. 800? Ah, vabbè, per un computer rubato poi ci sta, non è male, non è male. Grazie, arrivederci Swarovskio, sempre disonesto come al solito, eh. Abbiamo 45.200 euro, si inizia a guadagnare parecchio. Nel prossimo episodio rubiamo la macchina, quella lì ricchissima, sportiva. E secondo me poi abbiamo un paio di case ancora più ricche da vedere. Vedremo un po'. Sono contento che la serie vi sta continuando a piacere. Mi raccomando, lasciate un bel pollice su se volete vedere un prossimo episodio. È il modo più rapido che avete di dimostrarmelo. Vi compaiono altri video. Lion out!